questa è storia, no? Ed è la storia che poi ha portato, se oggi la figura del DJ è una figura centrale nel mondo della musica, forse più addirittura molti di giochi sono più importanti delle rockstar, no? Se oggi è così, tutto è nato in quegli anni lì. Questa è la mia vita, questo è il motivo stesso per cui io sono qui a parlare con voi adesso. A Roma, nel 1965, mentre qualcuno aveva già chiuso il cielo in una stanza, aprì il Piper Club e la città divenne subito Roma Caput Disco. Il locale in via Tagliamento è un locale nuovissimo, dove ci sono attaccati dei pezzi d'automobile dietro le cose, dove la musica è fortissima, per l'epoca è fortissima, perché c'erano ancora i night club a Roma. Nel 65 c'è stata l'apertura e è stato subito un grosso successo. Il Piper è stato il locale che si è inventato i DJ. Con un bravissimo DJ che si chiama Giuseppe Farnetti, che è stato forse il primo DJ italiano. Bornigia mi chiese di mettere della musica perché avevamo un giradischi ed un registratore. E quindi involontariamente, per quello appunto che mi chiese Bornigia, credo di essere stato il primo DJ, insomma, romano o italiano, senza miscelatore, senza mixer. Grande. Ciao ragazzi, The Sound of the 80s.